1978 alla bella faccia di Colin Smith, il protagonista del bellissimo film di Tony Richardson, Gioventù, amore e rabbia, che corre, 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 vince la corsa moralmente, ma poi non taglia il traguardo. E molti di noi che si riconoscono in Colin Smith. E il parroco che dice che non è un film educativo, ma è un film pericoloso perché instiga la ribellione. Ci trovavamo in una stalla, a casa mia, a leggere libri e discutere. Lettera ad una professoressa è stato il primo libro di formazione politica. Poi abbiamo cominciato a serigrafare dei manifesti. Questo è il primo che abbiamo stampato. Ma questo è quello che ha avuto più successo. Ricercato, Gesù detto il Cristo, rivoluzionario, estremista, anarchico. Trasforma l'acqua in vino danneggiando i produttori locali. Poi la notte di Natale. Avevo preparato delle mascherine di cartone e il giorno dopo, sul muro della casa parrocchiale, un B-52 che bombarda un villaggio vietnamita e San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino che se ne vanno. Qualche anno più tardi ne abbiamo fatto anche uno per ricordare il dramma del popolo palestinese. Per capire che è suonata l'ora del fucile. Anche nelle fabbriche c'è aria di riscatto. Nel 1969 vengo a sapere che la Fiat assume. Me ne vado lasciando sul mio posto di lavoro un cartello con su scritto: lascio Papa Crespi che mi dà solo il pane per andare da mamma Fiat che mi dà anche il salame. E parto per Torino per fare, come si diceva allora, il rivoluzionario a tempo pieno. Mirafiori era allora la fabbrica più grande d'Europa. Era una città nella città. Oltre 3 milioni di metri quadrati di superficie, 60.000 operai, migliaia di macchine e utensili, decine di chilometri di convogliatori che trasportavano i pezzi da un reparto all'altro. I turni di lavoro erano dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22. Poi c'era anche un turno centrale, dalle 8 alle 16, con 20 minuti di mensa, diventati poi mezz'ora, conquistata nel 1977. Io ero detto gli impianti di termoventilazione, riscaldamento e raffreddamento. Avevo un tesserino lasciapassare che mi dava la possibilità di girare in tutti i reparti, compreso i tetti e i cunicoli. Il primo impatto con le officine è stato con il reparto presse, officina 67 Lastroferratura, dove si saldavano con delle puntatrici, portiere e altri particolari. Scintille dappertutto, zin, 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 poi c'era chi molava, poi le piccole presse che stampavano piccoli particolari, tam, 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 sembravano mitragliatrici, le medie presse, boom, 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 sembravano dei mortai, in fondo le grandi presse, alte come una casa di due piani da 2000 tonnellate che facevano un rumore cupo, badaboom, 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 tremava anche il pavimento, alle meccaniche invece una foresta di tubi flessibili che pendevano come liane, convogliatori che giravano e portavano motori e non si capiva da dove venivano e dove andavano, rumori striduli delle macchine e utensili, come lamenti di animali e uccelli strani. Alle carrozzerie, dove si montavano le vetture, il rumore principale era quello delle vitatrici d'aria compressa. C'era un casino di convogliatori che passavano sulla testa trasportando scocche o vetture finite. Era tutto in movimento. E se si seguiva con lo sguardo tutto questo movimento ti girava anche la testa e stavi male. Alle fucine era l'inferno. Pezzi incandescenti che venivano presi con delle pinze di ferro e messe sotto il maglio, che come un grande martello con delle botte da migliaia di tonnellate modellava il pezzo incandescente. Boom! 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 Per pulire lo stampo dopo ogni botta veniva spruzzata della grafite che faceva un gran fumo, che anneriva le pareti e il soffitto. Un giorno si è accasciato un operaio, portato fuori con l'ambulanza. Poi ho saputo che era morto, morto d'infarto, ma nessuno allora collegava quella morte ai fattori di nocività a cui era costretto a lavorare.
la fatica fisica, il rumore, il calore. Torino non era attrezzata ad accogliere le migliaia di lavoratori che la Fiat stava assumendo, soprattutto immigrati dal sud. Mancavano case, scuole, servizi. Per ritrovarli non c'è bisogno di fare un lungo cammino. Si può andare a cercarli nei rioni ormai abbandonati dai torinesi, nelle case lungo la Dora segnate dagli anni e dall'umidità, nel cadente quartiere di Porta Palazzo. Questi rioni, simili ad enormi ghetti, rendono ancora più difficile il processo di inserimento dei meridionali. E chi non trovava subito casa andava a dormire alla stazione. È chiaro che questa situazione era drammatica e nel luglio del 69, tre giorni prima della mia assunzione, scoppia la rivolta di Corso Traiano. Tutto comincia da un corteo per la casa partito davanti a Mirafiori. Sorge a difesa un grande borgo operaio. Gli scontri divampano nei grandi viali, negli stretti vicoli, per le scale, nei caffè. Si costruiscono barricate. Dalle finestre le donne bombardano la polizia con tutto ciò che hanno in casa. E il 25 settembre ci sarà questa grande manifestazione in Piazza San Carlo. Al corteo che parte da Mirafiori, alla testa c'è il compagno Panosetti, delle meccaniche, con il megafono. Per me, allora, è stata la prima grande manifestazione a cui ho partecipato. C'era in fabbrica una gerarchia come a militare, dai capi officina ai capi reparto, fino ai capi squadra, che erano come i caporali, con multe e punizioni. Dentro eravamo tutti numeri, numero di tesserino, numero di cartolina, numero di spogliatoio, numero di officina, numero di reparto. Ma quello che dava più fastidio erano tutti questi sorveglianti che giravano in divisa, chiamati dagli operai guardioni. A fine turno, all'uscita, c'era la cosiddetta fogna. Un sorvegliante si parava davanti agli operai che uscivano e indicava con un dito un operaio a caso o quello a lui più antipatico. E questo doveva entrare nel gabbiotto dove veniva perquisito. Io allora mi portavo da mangiare solo dei panini. Li portavo in un sacchetto di carta che poi buttavo. All'uscita non avevo nemmeno la borsa, ma mi fermavano sempre. Un giorno ho chiesto loro il perché. La risposta è stata: perché porti i capelli lunghi. Allora avevo i capelli lunghi. Se te li tagli non ti fermiamo più. Naturalmente non me li sono tagliati. I cancelli a sbarra, tutto il perimetro e tutti quei guardioni, sembrava veramente di essere in una prigione.
Da lì mi è venuta l'idea del manifesto Compagni liberiamoci. Siccome la Fiat aveva sospeso più di 100 lavoratori, si organizza al Palazzetto dello Sport una manifestazione. Il titolo è Processo alla Fiat. All'interno ci sono migliaia di lavoratori. A un certo punto prende la parola Emilio Pugno per dire che la Fiat ha ritirato i licenziamenti. Dopo interviene il compagno Ennio Furchi. Sono un operaio sospeso dell'Officina 82. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi perché se io e tutti gli altri sospesi entriamo nella Fiat, non è perché la Fiat ci ha fatto la carità, ma perché siete state voi a portarci dentro. Ennio Furchi. In una pausa di mensa era saltato su un tavolo come nella scena finale del film L'attimo fuggente, tra lo stupore e l'ammirazione di tutti. È fatto un comizio spontaneo. Non era mai successo. È stato un momento di rottura. Noi oggi rientriamo nella fabbrica, insomma, compagni. E io lo dico sinceramente, ecco, col cuore in mano. Rientriamo nella fabbrica grazie alla vostra lotta. E credo che questo sia... Ecco, la cosa che ci faccia più piacere di tutti, è evidente che in questi mesi noi abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo costruito qualcosa, altrimenti oggi non rientreremo in questi cancelli. Allora, entriamo? Entriamo, va. Allora, andiamo a lavorare, andiamo. Le principali conquiste del 69 sono 40 ore settimanali, aumenti salariali uguali per tutti, riconoscimento dei rappresentanti sindacali sui luoghi di lavoro, i nuovi delegati con potere di contrattazione nelle aziende, diritto di assemblea in fabbrica, parità normativa tra operai e impiegati, si eleggono i delegati su scheda bianca, il consiglio di fabbrica di Mirafiori, con più di 600 delegati, viene chiamato il Consiglione. Il 20 maggio 1970 diventerà legge lo Statuto dei Lavoratori e si gettano le basi per la costituzione del sindacato unitario FLM, Federazione Lavoratori Metalmeccanici. Nel 69 sono nati nuovi modi di protesta e di lotta. Lo sciopero spontaneo, improvviso, per motivi diversi, licenziamento di un operaio, l'aumento dei carichi di lavoro o per altri motivi. Una squadra per protesta si ferma improvvisamente, ma il resto dell'officina gira ancora. C'è l'esigenza di comunicarlo agli altri reparti e officine. Alcuni si mettono a gridare, ma il rumore delle macchine è troppo alto. Allora per farsi sentire un operaio trova un bidone di olio vuoto, poi prende un pezzo di ferro o di legno e comincia a battere. Tum, 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 come fosse un tamburo. Altri operai fanno altrettanto. Tum, 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 non è più il rumore delle macchine. Altri fischiano per farsi sentire. Poi alcuni si fabbricheranno dei fischietti, delle trombette. Altri con dei copriruota li useranno come piatti delle bande musicali. Il crumiro. Quello che non scioperava era stato identificato dagli operai come il coniglio. Allora nei cortei si portavano delle pelli di coniglio su bastoni, come trofei. Giovanni Cicogna, delle meccaniche, se li procurava da un suo amico macellaio. Mi ha raccontato che un giorno ne ha portato in fabbrica uno vivo e lo ha liberato tra gli impiegati che non scioperavano, creando grande scompiglio. Biagio Caruso, delle presse, e altri si faranno anche dei cappelli da vescovo. Così è cominciato il rituale dei cortei.
sono stati soprattutto i compagni meridionali, che forse ricordava loro le feste del paese, le processioni, il misto di sacro e profano con sempre la testa alla banda. Il corteo interno, dopo uno sciopero spontaneo non previsto, liberava energia repressa e creatività. Saltavano i freni inibitori. Ho visto operai anziani divertirsi come bambini. Oltre a quello sul simbolo Fiat, avevo fatto anche altri manifesti, ma rimaneva il problema di far veicolare i messaggi all'interno della fabbrica. Allora mi sono fatto un piccolo telaio di serigrafia per stampare piccoli adesivi. Facevo la matrice disegnata con l'inchiostro di china su carta lucida e alla sera li stampavo su carta adesiva e al mattino li distribuivo. Alcuni operai se li appiccicavano sulla tuta e li portavano alle manifestazioni, ma io li distribuivo soprattutto a quelli che lavoravano alla catena. Si appiccicavano gli adesivi sui convogliatori all'inizio lavorazione. Il messaggio girava e alla fine veniva letto da molti operai. Si è pensato anche di fare un giornale, scritto e impaginato da operai. Per spendere di meno dovevamo portarlo in tipografia già impaginato. Per lo scritto si batteva a macchina su carta lucida con sotto la carta carbone. Per le immagini si usava l'inchiostro di china. Abbiamo anche fatto dei grandi giornali murali eliografati. Erano molto apprezzati, soprattutto perché realizzati da operai. Sono sempre intervenuto in prima persona, senza aspettare direttive, con quello che sentivo di esprimere in piena autonomia, cercando di essere in sintonia con gli altri operai, a volte anche in contrasto con le posizioni ufficiali del sindacato. Era un momento di grande partecipazione. C'era tanta passione in quello che facevamo e questo portava spesso a vivaci dibattiti e anche a scontri piuttosto accesi. Voi avete già visto che le 100 lire o le 50 sono state poste in tutti i volini o in quella degli studenti. Adesso sta brava, viene a discutere, io sto fino a domani a ragionarci qui. Quando uno, noi prendevamo gli aumenti, facevamo... Stai buono, tu vai sia all'università queste cose, insegna all'università. Ma cercate di vincere battaglie all'università prima di insegnare agli operai come vincere loro. E loro non, non interrompere, che non provocare. Ammetto che è una situazione triste per voi, dolorosa, angosciosa, che non sapete più che cazzo andare a fare a sto punto. Questo è un fatto chiaro, noi vi daremo... Popo, noi è 20 anni che siamo nella merda. 20 anni che siete nella merda. Questo lo devi chiedere agli operai però. No, perché fanno presto la fiducia dell'operaio. Perché voi avete perso la fiducia dell'operaio, perché non avete saputo cosa ausiliare. Dove eravate quando noi cercavamo l'unità operaia? Adesso che l'abbiamo trovata e stiamo lottando, venite qua a rompere il cazzo tutti i giorni. Mandate via. Prima siete stati col culo te sulle poltrone dietro le scrivanie. E noi stavamo là dentro a marcire. Ma la coscienza del padrone, vai! Thank you.
Questa è l'assemblea delle carrozzerie di Mirafiori. Viene messa ai voti l'ipotesi di accordo del contratto del 1973. In questo contratto uno degli obiettivi più importanti sono 150 ore pagate dal padrone per lo studio e la formazione culturale. Le 150 ore hanno permesso a molti operai di conseguire la licenza media, ma soprattutto di approfondire tematiche legate all'ambiente e alla salute dei lavoratori. Il contratto è stato firmato dopo il blocco totale della produzione. Era primavera, il 30 marzo, e tutta Mirafiori era bloccata, come tutte le fabbriche metalmeccaniche torinesi. Non una macchina, non un bullone, non un pezzo deve andare fuori dalla fabbrica, no? Che la tendenza generale del movimento è quella, no, di... Avevo visto Armando Cesti, cineasta militante, che riprendeva in bianco e nero con una delle prime telecamere portatili a cavo, ma nessuno che mi ricordi che filmasse a colori. Questi cortei molto combattivi erano anche esteticamente spettacolari, le tute blu, il rosso delle bandiere sullo sfondo grigio della fabbrica. Allora mi sono deciso di comprarne una io di Cinepresa. Mi era costata molto perché l'avevo presa piccola. Volevo cercare di filmare anche l'interno delle officine, mettendola sotto la tuta o nella borsa degli attrezzi. Ma nelle officine era troppo buio e non avevo trovato pellicole sensibili. Le bobine costavano care e duravano solo 3 minuti e mezzo. Per svilupparle bisognava spedirle e tornavano dopo mesi. Ho filmato per anni, mettendo da parte il girato perché non avevo i soldi per il proiettore. Questi sono i cancelli d'ingresso alla Fiat. I cancelli erano il luogo della politica. Lì si volantinava il sindacato, ma anche i gruppi che intervenivano davanti alle porte. Questa è la porta 15 delle presse. C'era stato un aumento dei prezzi e avevo fatto dei cartelli e al cambio turno c'era una discussione su quali iniziative prendere. Un mattino siamo partiti alle 8 dalle presse. Abbiamo bloccato meccanica 2 e meccanica 1 e siamo usciti dalla porta 20. Qui c'è questa fiumana di operai che attraversa via Settembrini e va verso le carrozzerie. Io sono corso a prendere la Cinepresa e mi sono precipitato qui. Questi sono i compagni della 68 che passano e mi salutano. Siamo usciti dalla porta 3 che erano le 11:30. Pensate com'è grande questa fabbrica. Siamo partiti dalle presse che erano le 8 e siamo usciti alle 11:30. Eppure pioveva. Lolli lavorava con me. Aveva cominciato a lavorare alla Fiat che aveva 18 anni. Quando ci spostavamo in bicicletta per fare delle riparazioni, voleva sempre evitare di passare attraverso le officine. Mi diceva che era saturo. Aveva respirato per anni schifezze. A volte, quando finivamo in anticipo le riparazioni, andavamo sui tetti. Io facevo degli aeroplanini di carta che poi facevamo volare sui tetti di Mirafiori. Abbiamo fatto una cena a casa mia. A 58 anni aveva fatto 40 anni di Fiat e premiato da Agnelli con un distintivo con dei brillantini. Ma il suo sogno era diventare cavaliere del lavoro. Aveva un tumore in gola che radioterapia e chemio non avevano fermato. Lui non lo sapeva, ma aveva pochi mesi di vita. Con la carta pesta ho fatto un cavallo, come quello che c'è davanti alla RAI a Roma. Poi ho messo una targhetta con scritto
al cavaliere del lavoro Loli Flaminio, i compagni della Fiat Mirafiori. Alla fine gli ho dato il cavallo, ma soprattutto una pergamena firmata da tutti con scritto: nel nome di una parte del popolo italiano, quella che lavora, riteniamo che Loli ben si meriti il titolo di cavaliere del lavoro. I picchetti servivano per impedire ai crumier l'entrata in fabbrica. Chi presidiava erano i delegati e gli operai più coscienti. Questi picchetti cominciavano a notte fonda, perché la direzione dava la possibilità, quando c'era sciopero, di entrare molto tempo prima dell'orario di lavoro. Questo traliccio, posto vicino alla recinzione, fungeva da scala per i crumier. E all'interno i guardioni mettevano una scala per farli scendere. C'è un guardione tra i tubi, eccolo lì che spia. Eccolo il guardione che spia. I compagni che presidiano sono quelli delle presse, Campeotto, Casasole, Messina. In questo posto bisognava arrivare presto, alle 2-3 di notte. Noi stavamo nascosti e quando venivano scaricati dalle macchine e cercavano di scavalcare, saltavamo fuori urlando e loro scappavano verso il quartiere. Questo è l'ingresso 28, il posto più difficile da raggiungere, dove escono le bisarche con le fetture finite. Era presidiato dai compagni della meccanica 2. D'estate si giocava a pallone. Questo che segna di testa è Gianni Piepoli. Avevo portato anche la macchina fotografica e fatto delle foto. Portiere Gino Morandelli, poi Gianni Usai, Graziano Canu, Epifanio Quarcello, Rocco Papandrea e Nando Caire. Poi me ne sono fatta una con la pela da indiano e una tutti insieme, come fossimo una squadra. E nel gelo dell'inverno, sotto una fitta nevicata, a fare fuochi per riscaldarci. In queste occasioni si rafforzava tra i compagni il rapporto di stima e di amicizia. Quella con il cappellino bianco è Ebe Matta. Questi picchetti erano di sabato contro gli straordinari. Ecco che nonostante tutto arrivano i crumieri, eccoli, stanno arrivando. Pazzesco. Era sabato e avrebbero potuto rimanere a casa. Eccone un altro, ecco un crumiero che corre nella neve. Pazzesco anche questo qua, ma dove vai? Potevi startene a casa tranquillo, tanto poi non ti abbiamo fatto entrare. Per andare oltre i soliti cartelli avevo ritagliato un cartone sagomato con l'effigie di Agnelli, portato poi in corteo davanti all'Unione Industriale. Ma questo è il primo tentativo che ho fatto di teatro di strada. Il serpente monetario, SME, che muove la bocca e dietro gli operai sotto un telo che fanno la coda. Poi Andreotti che gli dà in pasto l'Italia. Con il compagno Alberto Campeotto, che mi procurava anche il materiale, negli intervalli di mensa siamo riusciti, in pochi giorni, a costruire con listelli e cartone una finta pressa. E dalla bocca, invece di uscire un pezzo sagomato, usciva una lingua rossa con scritto sciopero. Sono uscito dal cancello prima, per filmare l'uscita, sotto lo sguardo stupito dei guardioni. Anche perché, solo a raccontarlo, nessuno mi avrebbe creduto. Questo Ricciardello della 68 che passa e mi saluta. Poi viene messa sul camion di Causin e portata in corteo.
Sono andato al funerale di Guido Rossa, sotto una pioggia battente. C'era angoscia e tanta rabbia. I compagni di lavoro di Guido Rossa con dei giubboni grigio-verdi e senza ombrello. Io avevo portato la macchina fotografica, però data la marea di gente non riuscivo a vedere. Sono saltato oltre le transenne facendo qualche foto ma anche inzuppandomi di acqua. Il terrorismo brigatista arriva in fabbrica quando siamo già in difficoltà, perché il padrone non è stato fermo ed ha proseguito con la ristrutturazione, che rende più difficile organizzarci e reagire. Se all'inizio, con le azioni dimostrative dei brevi rapimenti a Merio e Labate, c'era qualche consenso, con il passaggio ai ferimenti e agli assassini prevale il terrore. In fabbrica c'è un clima di sospetto. Come operai interveniamo direttamente nelle officine con un giornale murale dal titolo «A chi serve il terrorismo? Non certo agli operai». E riportiamo le argomentazioni di Lenin, Gramsci e Mao sull'inutilità e la negatività delle azioni terroristiche. Nonostante il difficile momento, a gennaio era partita la lotta per il contratto. Siamo davanti alla porta 18 ed è tutto bloccato. La massiccia assunzione di donne e giovani si esprime in questa lotta in un'altissima forza conflittuale. L'operaio che fa le foto con una tuta rossa è Raffaele Santomauro. Via Settembrini è tutta bloccata. Non si lasciano passare le bisarche. Possono circolare solo le macchine con le bandiere dell'FLM. Agnelli aveva detto un giorno, non calevemo le braghe, e io avevo costruito in Quinta Lega un Agnelli articolato alto più di 6 metri, chiamato poi dagli operai l'Agnellone. Viene portato e spinto dagli operai della carrozzeria che ogni tanto gli tirano giù le braghe e rimane in mutande a fiori. Lo abbiamo portato anche più volte nel centro di Torino, ma queste immagini non sono mai apparse sulla stampa e neanche i telegiornali le hanno trasmesse. Cesare Romiti, l'amministratore delegato della FIA di allora, uno che non rideva mai, sempre serio, mascella quadra, detto anche il mastino, diceva di noi, questi non sono operai, gli operai sono seri, lavorano e basta, non prendono in giro il padrone. E ci aveva apostrofati come quelli del carnevale e dell'anarchia. Lo abbiamo portato anche alla grande manifestazione di Roma e per farlo stare sul treno lo abbiamo smontato e sistemato in due cessi messi fuori servizio. Oltre all'agnellone avevo fatto anche un Fanfani. Era seduto sopra uno scudo crociato e si tirava dietro dei barattoli che rappresentavano gli scandali. Poi anche un Andreotti vampiro che succhiava il sangue agli operai. Dentro la maschera di Andreotti c'era Gianni Piepoli, mentre in quella di Fanfani c'era Nando Caire. Gli operai spingevano Agnelli, che aveva in mano un matitone, a firmare il contratto. E questo è l'arrivo trionfale della nostra animazione in Piazza San Giovanni. È stato un grande successo. Poi siamo tornati davanti alle fabbriche. Dopo 6 mesi di lotta e le grandi manifestazioni di Milano e Roma, la FIAT non vuole ancora firmare il contratto nazionale. C'è il rischio di andare in ferie senza contratto. La situazione è incandescente. Si bloccano tutti i cancelli ma anche le strade. Enormi cortei girano intorno a Mirafiori. Vanno nei quartieri. Pullman vengono dirottati. Si invadono i viali e la città. Si bloccano anche i caselli autostradali e le stazioni. Grazie a questo intensificarsi della lotta, finalmente, verso la metà di luglio viene raggiunta un'ipotesi di accordo.
L'assemblea per ratificare l'accordo per gli operai delle presse e delle meccaniche si svolge per la prima volta nella storia di questa fabbrica sotto il fungo, il serbatoio dell'acqua. È un'occasione unica che non voglio perdere, poter firmare dentro a Mirafiori. Mi faccio fare un permesso per entrare dalla porta 18 con la delegazione sindacale. Non c'è nessun altro che firma, nemmeno la RAI. Cerco di riprendere più immagini possibili, arrampicandomi anche sulle strutture di ferro. Di fronte al quale l'intero paese sia testimone del valore delle nostre richieste e di quali a volte siano le resistenze retrive del padronato. Iniziamo la votazione. Chi è favorevole all'ipotesi di accordo alzi la mano. L'ipotesi passa per larga maggioranza. Viva all'unità dei lavoratori. Poi si forma un corteo che accompagna Bentivogli alla porta 18. C'era molta allegria. Erano tutti contenti di avere finalmente concluso questa difficile vertenza. Andrea Adolfo è qua. Sebastiano, l'operaio. Il terrone, la catena, licenziato stamattina. Ma l'autunno comincia male. 61 operai vengono licenziati con l'accusa di violenza e terrorismo. Accusato non corrispondente ai di violenza contro i capi della buona fede. Terrorista. Perché se passano questi licenziamenti ce ne vedremo delle belle in patria. Questi licenziamenti e questa repressione dopo il contratto è perché dopo 8 mesi di lotta Torino è stata determinante rispetto alla chiusura del contratto e la rivincita del padronato non può che essere a Torino. Licenziato dell'applicazione di quello che è il decreto sancito dal prefetto. Io che con lui fa... che noi siamo qua per 61 tutti quanti terroristi. Mentre il terrorista è uno. Colpevolizzare chi all'interno della fabbrica ha organizzato momenti di lotta, di resistenza a quello che era l'iniziativa del padronato. E quindi in questo senso colpevolizzarli in che modo? Oggi cos'è la cosa più facile? Qual è la cosa che può far paura e che fa paura a tutti? Dipingerli esattamente come terroristi. Terrorista è chi ci nega il diritto alla ragione, alla lotta per la vita. 10 anni fa. Proprio di questa stagione, in questo palazzetto, c'era un'assemblea simile a questa. Era intitolata però Processo alla FIA. Ora ci ritroviamo per discutere della natura di 61 licenziamenti. Ci accusano delle forme di lotta di questi 10 anni, dei picchetti, dei cortei interni, dei 7 mesi che ci sono voluti per chiudere il contratto dei metalmeccanici. Voglio dire chiaramente che le lotte che abbiamo fatto, fossero essi scioperi, picchetti e cortei, sono separate da un abisso dagli atti di violenza terroristica. Questo abisso, compagni, è abisso morale, pratico, politico. Dei 61 licenziati, nessuno rientrerà in fabbrica. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Si continua il presidio ai cancelli e ora corteo all'officina 84. La Fiat annuncia 14.000 licenziamenti. Forza, tutti in corteo, tutti in cielo! Partono subito scioperi e cortei. Si capisce subito che questa non è una lotta come le altre. Qui c'è in gioco la difesa o la liquidazione del patrimonio di sapere, organizzazione e democrazia con i delegati e consigli di fabbrica che si era formato in questi anni.
c'è grande partecipazione alla lotta. Cortei girano per i grandi viali intorno a Mirafiori e si chiede che la trattativa sia fatta a Torino. Fare come ad Anzica, si diceva allora, trattativa diretta sotto il controllo operaio. Nei cantieri di Danzica, in Polonia, era in corso una massiccia lotta operaia, a cui televisione e giornali italiani avevano dato ampio spazio. La maggior parte dei lavoratori polacchi era cattolica. Si vedevano operai in ginocchio sotto il ritratto di Wojtyla. Qui da noi la maggior parte dei lavoratori era di sinistra e il simbolo non poteva essere che Karl Marx, il padre del comunismo. Con Giovanni Mantega abbiamo messo due listelli a un disegno che avevo fatto e lo abbiamo portato in corteo alla Porta 5. Poi, quando la lotta si è intensificata, con Carlo Minoli, un compagno ferroviere che abitava insieme a me, partendo da questa immagine abbiamo elaborato un Marx più stilizzato. Con Ebe Matta lo abbiamo dipinto davanti alla Porta 5. È stato subito accettato da tutti ed è diventato il simbolo di quella lotta. Faceva un disegno su carta e poi ciascuno se lo dipingeva davanti alla propria porta. Venerdì 19 settembre. È un giorno importante. Diego Novelli, il sindaco di Torino, viene davanti a Mirafiori per portare la sua solidarietà e quella della città. Voglio cercare di raccogliere più immagini possibili prima che finisca la pellicola. Mano nella mano, operai ed operaie scortano questo corteo che va verso la Porta 5. Nando Caire, quello con il fiocco rosso, appena arrivato sul piazzale mi presta il suo tamburo bidone di latta. Io salgo sopra e riesco a filmare l'arrivo di Diego Novelli. Faccio una panoramica degli operai appollaiati sul cancello e sui pilastri, poi verso il piazzale, dove ci sono migliaia di operai che ascoltano in silenzio. C'è solo qualcuno che fotografa. Oggi ci sarebbero molti telefonini, iPod, telecamerine, ma allora ero il solo a filmare. State combattendo una battaglia che ha un valore nazionale, perché combattete una battaglia contro chi vorrebbe far tornare in questa città il clima degli anni 50. Questa è la realtà. In questa lotta è importante non rimanere isolati. Per questo si fanno molti cortei che occupano il centro di Torino e cercano la solidarietà di tutte le componenti politiche e sociali. Qui sto riprendendo uno di questi cortei, in Piazza San Carlo, dal monumento del Cavallo al Bronzo, come si dice a Torino, e i compagni passano e mi salutano. Si è tenuta anche un'assemblea alla pista, con le forze politiche. Ci furono anche delle contestazioni. Cicchito, allora socialista, venne sommerso dai fischi. Ma il momento più intenso ed emozionante è stata la venuta a Mirafiori del segretario del PC Enrico Berlinguer. Io sono qui a Torino non soltanto per portare ai lavoratori della Fiat. Io lo aspetto davanti alla Porta 17, arrampicandomi sopra un pilastro. Riprendo gli operai che sono con me sul pilastro e gli operai delle presse che escono. Ma tutto intero il Partito Comunista Italiano è schierato con la massima decisione. L'operaio con la bandiera mi ricorda gli operai degli anni 40, quelli della Resistenza. Il piazzale stracolmo, ci sono anche gli operai delle meccaniche. Ecco, sta arrivando. Quello con la giacca bianca da gelataio è Giuliano Ferrara. Appena dietro c'è Piero Fassino.
Berlinguer sta arrivando tra l'enorme folla che si era radunata qui davanti e sale sul camioncino di Causin. Dietro ci sono i compagni sardi delle meccaniche saliti sopra la guardiola. Scendo dal pilastro per cercare di riprenderlo più da vicino mentre se ne va. Prendo qualche spintone e riesco a filmare mentre saluta gli operai e se ne va. È stata una giornata importante. C'era molto entusiasmo e ci ha dato anche molta speranza per il proseguimento della lotta. La Fiat insiste sui licenziamenti. Allora la FLM proclama lo sciopero nazionale dei metalmeccanici con due grandi manifestazioni a Napoli e a Torino. La Fiat ritira i licenziamenti ma invia le lettere di cassa integrazione a 24.000 operai. Senza rotazione, in pratica sono dei licenziamenti mascherati. Gli operai che dovrebbero riprendere il lavoro si uniscono a quelli in cassa integrazione e nessuno entra. Le lettere vengono appese come festoni. Al di là delle lettere, che qui c'è un'umanità che non si rassegna, qui c'è un'umanità che non rinuncia alla libertà e alla lotta, qui ci sono degli uomini e delle donne che vogliono lottare per la giustizia, per una società migliore, per questo oggi debbono battere Agnelli, debbono abbattere il suo disegno, dobbiamo resistere! Per organizzare la lotta in una fabbrica così grande, con 32 porte sparse per chilometri, propongo di portare davanti alla porta 5 un pullman dismesso dalla TM e che diventerà il centro di coordinamento FLM. Mario Laudati e con la mia 500 facciamo radio lotta per portare anche nelle porte più lontane le notizie di quello che sta succedendo. E intorno a questa lotta, momenti di solidarietà ce ne sono stati molti.
nell'anniversario dell'assassinio di Ernesto Che Guevara, la sorella Clelia è venuta a portare la sua solidarietà e quella della resistenza argentina. Con Ettore Antonaccio l'abbiamo portata a fare il giro delle porte e conoscere gli operai. Poi Ivan Della Mea. Franca Rame. E nella notte l'avvocato Bianca Guidetti Serra, che ha fatto tanto per gli operai. Sono arrivati anche dei viveri, latte, frutta, verdura dai grossisti ortofrutticoli e le razioni pasto dell'Emilia Romagna. La cooperativa della svolta con Piero Gilardi viene davanti alla porta 5 a preparare momenti di animazione e spettacolo. La costruzione della testa di Agnelli con la gomma e piuma, la velocità di esecuzione e il risultato ottenuto sono per me una sorpresa e lo svelarsi di un mondo nuovo, di nuove possibilità. E da allora comincerò a usare anch'io la gomma e piuma. La grande manifestazione nazionale degli studenti. Sono arrivati poi anche gli operai dell'Alfa Romeo di Arese. Questo con i baffi è l'amico e compagno Pierluigi Sostari. Dicono, ma questo sciopero... Fino allo sciopero generale nazionale di tutte le categorie, a sostegno della nostra lotta, che ha coinvolto 9 milioni di lavoratori, con manifestazioni in tutta Italia. E io devo dire, compagni e compagni, che quando la FIA... al momento stesso in cui cadeva il governo, ha sospeso i licenziamenti, ci ha ingannato. A Torino la manifestazione si svolge davanti alla Porta 5 e sarà la più grande manifestazione operaia che ci sia mai stata davanti a questa fabbrica. La chiude Giorgio Benvenuto. Messa in cassa integrazione con un fatto compiuto con dei licenziamenti mascherati. Ci ha imbrogliato, abbiamo sbagliato. Ma ne terremo conto e ne teniamo conto in questo momento. I casi sono due. O molla la Fiat o la Fiat molla. E allora questa deve essere la soluzione. Come tutti i giorni sono al pullman della Porta 5, che per me è diventato come una seconda casa. Si sapeva da giorni che i capi avevano indetto una manifestazione al Teatro Nuovo. Cerco di convincere alcuni dei presenti per andare a vedere cosa succede. Ma un operatore sindacale addirittura ci dice che bisogna lasciarli isolati, che saranno poche centinaia. Ma io e Ettore Antonaccio andiamo a vedere. Il teatro è pieno e c'è gente anche fuori. Appoggiati ad una parete ci sono dei cartelli. Verso le 10 cominciano ad uscire. Aprono degli striscioni. Alcuni sono titubanti, poi vengono intruppati da uno con il megafono. Appare sul fondo una macchina con scritto FLM non ci rappresenti. Parte un corteo. Non ci sono neanche poliziotti. Non era previsto un corteo, rimango stupito. Prendo la cinepresa e comincio a filmare. Alcuni del reparto presse mi riconoscono e si coprono la faccia. Forse non sono così convinti di quello che stanno facendo e si vergognano. A lato alcuni operai li gridano contro. Buffoni! Siete ricattati da Gianni Agnelli! Avete venduto l'anima al demonio! Vergognatevi, stronzi!
tutta gente che è sempre stata in mutuo, adesso è là dentro. Il lavoro è per tutti, non è solo per voi. Anche per i 24.000 c'è il diritto al lavoro. Allora non c'erano telefonini per avvisare i compagni dei picchetti. E mentre il corteo sfila silenzioso verso il centro, con la mia 500 Ettore corriamo alla porta 5. Faccio di corsa uno striscione di carta con scritto: no ai licenziamenti, questo è il vero diritto al lavoro. Ci precipitiamo in centro sperando di arrivare in tempo. Il corteo è fermo davanti alla prefettura perché era salita una delegazione. Apriamo lo striscione. Saremo una trentina. La delegazione che era salita in prefettura è scesa, ma non si muovono. Noi siamo in pochi, ma ci facciamo sentire. Arrivano dei poliziotti che si schierano davanti a noi. E solo allora riprendono la marcia verso il municipio, girando alla larga. Per noi, non solo per voi. Voi che volete rappresentare chi lavora. E poi guarda caso, quando siete dentro non lavorate proprio. Invece noi siamo gli scioperati, pagati per manifestare. Invece noi siamo gli scioperati. Sarebbero bastati un centinaio di compagni davanti al Teatro Nuovo questa mattina a contrapporre le nostre ragioni alle loro, e questo corteo non sarebbe mai partito. Sono loro che lavorano in fabbrica. La fietta va male, vedi come sono tutti. Stiamo freschi, stiamo. Vedi? Sono presi sempre lo stipendio senza lavorare, sono presi. La fietta va male. Venduti, 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 venduti. Al pomeriggio esce Stampa Sera, che scrive 20.000 partecipanti. Il giorno dopo la Stampa, 30.000. Poi la Repubblica, che ne aggiunge altre 10.000, così fanno 40.000. Nella pagina interna della Stampa c'è la foto di operai che contestano i capi, e ci siamo noi a rappresentare simbolicamente anche gli altri compagni. GR2, notizie. Amici ascoltatori, buongiorno da Paolo Francisci. Raggiunta un'ipotesi di accordo per la Fiat, la notizia è di pochi minuti fa. Le parti sono arrivate ad un'intesa dopo una lunga riunione iniziata ieri pomeriggio e durata tutta la notte. Ora la parola passerà ai delegati sindacali del gruppo, che dovranno approvare l'accordo. Intanto nel capoluogo torinese... Al pomeriggio, alle 14.30, nei pressi di Mirafiori, al Cinema Smeraldo, si riunisce l'assemblea dei delegati per valutare l'ipotesi di accordo. All'interno c'è già una bolgia infernale e continua ad arrivare gente. Molti salgono anche sul palco. Piena la sala e strapiena anche la galleria. Per cortesia, amici e compagni, siamo venuti qui per discutere. Partono degli slogan. Un faro punta sulla direzione, rendendo ancora più drammatica la scena. Si fanno uscire i giornalisti e i fotografi. La luce non è buona e non posso filmare, ma ho portato il registratore e più cassette. L'unica testimonianza di questo drammatico momento sono queste registrazioni audio e le poche foto di Michele Nazzaro, Luigi Ceratto e Gianni Gili. Ho detto che provvederà a richiamare quei lavoratori che ancora e comunque tutti rientrano, significa. Adesso poi discutiamo della data, poi discutiamo della data. C'è aria di resa dei conti. Alla direzione sindacale, che cerca di far passare un accordo che sancisce la resa, si contrappongono gli interventi lucidi e profetici dei delegati più combattivi. Tra gli altri ricordiamo quello di Angelo Caforio. Ma c'è un problema concreto, compagni. Con chi si contratteranno nelle scadenze di cui si parla all'interno di questo, di questa proposta di mediazione? Con chi contratteranno quando tra questi 23.000 avranno fatto fuori la parte più importante della classe operaia della Fiat, e non parlare non della Mirafiori ma di tutte le fabbriche Fiat? Quale struttura consigliare si starà in fabbrica? Poi
quello di Giovanni Falcone, che è come un testamento che sancisce la fine di un'epoca. Falcone, com'è Falcone? Dalle carrozzerie, era più. Per me, 12 anni di lotta non sono stati semplicemente 12 anni di lotta così, ma è stata una lunga esperienza politica, è stata per tutti. Ci pensate, un emigrante che viene su dalla campagna come tanti altri, non riusciva a dire una parola, tanta timidezza, in parte ce l'ho ancora, ma molte superate. Riuscire a fare dei discorsi politici, voi pensate che la Fiat possa ancora tenere uno come me all'interno della fabbrica, possa ancora richiamarlo? Diritto, no? Dopo 12 anni mi cacciano fuori, concedetemi almeno di parlare ancora, perché io credo che la possibilità, come operai Fiat, come delegato Fiat, non ce l'avrò mai più. Almeno ho la soddisfazione di aver concluso in bellezza e sono contento di tutte le lotte che ho fatto, al di là se il padrone non mi riprende più. Che si respira qui, mentre Lama, Carniti e il Benvenuto stanno ancora ascoltando quello che dicono i delegati. Io credo che se ne avrà sino a tardi, si dice che ne avremo sino oltre mezzanotte. In ogni modo, da qui, da Torino, da questo cinema di periferia, tra i delegati della Fiat, ho concluso la linea allo studio. Mattino presto, è ancora buio e piove. Le grandi assemblee si svolgono nei tre reparti di Mirafiori, carrozzerie, presse, meccaniche. Questa è l'assemblea delle meccaniche. Straordinaria, rinnovabile in questo periodo per 23.000 lavoratori. Con la sopraffazione, con l'invettiva, con l'insulto, con la prevaricazione, non si è mai fatto un solo passo, un solo millimetro in avanti. Però sono mascherati! Perché questa è una lista di proscrizione, questi 23.000 non abbiamo nessuna garanzia che riusciremo a farli entrare, fra 8 mesi o fra 2 anni e 9 mesi. La votazione la facciamo tutti, perché la lotta continua per tutti e tutti ci dobbiamo esprimere così. La votazione si esprime in tre fasi. Si tirano giù tutti gli ombrelli, si prende la pioggia per 30 secondi. Via gli ombrelli, giù gli ombrelli, per alzata di mano. Allora, chi approva l'ipotesi di accordo con le cose che abbiamo specificato prima? Alzare la mano. Alla votazione votano sì gli impiegati e i capi che sono in fondo, sotto la pensilina. Vota no la maggioranza degli operai. Giù le mani! Approvato a larga maggioranza! Ma il delegato che ha gestito la votazione dice che l'accordo è passato a maggioranza. Sotto il palco subito molti non capiscono, ma poi si ribellano e finisce male con grida e insulti. Alle assemblee del secondo turno i no sono ancora più schiaccianti, ma i segretari erano già volati a Roma dichiarando che l'accordo era passato. C'è sconcerto e rabbia. Al pullman il telefono è già stato staccato. Parte un corteo per il centro, ma verrà deviato dalla polizia verso il Lingotto e lì tutto finisce. L'immagine della sconfitta è in questa foto di Sergio Ganovelli, morto poi tragicamente nel rogo del cinema Statuto. La porta 5 sotto la pioggia senza più compagni. Al primo sciopero fallito, dopo il 1980, avevo fatto un cartello con su Mars,
con una lacrima e con scritto: avevamo la ragione e la forza, ci è rimasta la ragione. Coraggio, compagni. E mentre Pietro Galeno e Giovanni Mantega lo stanno sistemando davanti alla porta 5, io filmo la scena. E la Fiat, senza più controparte, non rispetta gli accordi. I pochi operai rientrati sono finiti in reparti confino, lontano da Mirafiori. Chi è in cassa integrazione non può fare altri lavori perché verrebbe licenziato. L'inattività forzata porta a più di 150 suicidi. Chi resiste invece e cerca di mantenere un minimo di organizzazione è il coordinamento cassa integrati, che sarà la spina nel fianco del sindacato. E sarà grazie a loro se alcuni rientreranno. Ci sarà anche uno spettacolo in solidarietà con i cassa integrati, realizzato da Stefano Benni. Sarà per me la prima occasione di realizzare i personaggi con la gomma piuma: il nano Fanfani, l'elefante Spadolone, il gorilla Pietro Longo. Poi Lama, Carniti, Benvenuto. E alla fine, quando Benni darà la lettera di licenziamento ad Agnelli, rimarranno in mutande. Soprattutto Benvenuto, che aveva detto: o la Fiat molla o molla la Fiat. E due giorni dopo aveva mollato lui. Inventato questo un operaio della Fiat e altri operai metalmeccanici piemontesi. Bravo. Sei tu l'autore del carro? Io e gli altri compagni. Compagni della Fiat e altri compagni operai che sono sotto. Mi perfezionavo con la gomma piuma, ma sempre più all'esterno della fabbrica. All'interno, nelle officine, c'erano sempre meno operai e più robot. E io, senza più compagni, ero come un pesce senza acqua. Gli spazi di comunicazione che ci eravamo conquistati non ci sono più. Siccome non si possono più affiggere giornali murali o volantini, voglio fare ancora un intervento nell'ultimo posto che c'era rimasto per comunicare: i cessi. I cessi erano sistemati sopra le officine, le porte erano aperte sopra e sotto e i guardiani potevano controllare. Qualsiasi rumore si sarebbe sentito e per scattare le foto e non si sentisse il click, dovevo aspettare che scendesse l'acqua dallo sciacquone, che scendeva per tutti i cessi ogni tot minuti. Comincio a fare dei disegni e delle scritte. In uno avevo scritto: questo è un posto per cagare, ma anche un posto per pensare che mentre stai a faticare, il tuo padrone forse è il mare. Mi ero attrezzato anche la tuta, con delle tasche con dei pennarelli di diverso colore, poi una piantina con l'ubicazione dei cessi, per depennare quelli fatti e capire, siccome non potevo usare il flash, quelli dove c'era la luce al mattino e quelli nel pomeriggio. Un giorno alle meccaniche ho trovato una scritta con la biro su una piastrella: quello che scrive e disegna nei cessi stia attento, che è pedinato. Mi voleva mettere in guardia e io riprendo, ma stando più attento. Un giorno trovo disegnato questo diavolo e decido che è il momento di chiudere con questa fabbrica. Scrivo la poesia di Prévert che dice: su dimmi, compagno sole, non ti sembra una coglionata regalare una così bella giornata al padrone? E sopra un sole che ride.
Salgo sui tetti. È una bella giornata. Le montagne sono ancora bianche di neve, ma è primavera. Tra catrame e cemento spuntano delle piantine. Prima solo qualcuna, poi sempre di più. Sembrava che già si prefigurasse quello che sarebbe poi successo: la chiusura e l'abbandono. Sembrava che la natura si riappropriasse di questi luoghi. Faccio delle foto. Si avvicina il 25 aprile, il quarantennale della liberazione, il giorno che ho scelto per licenziarmi. Molti operai sono andati a trattare il licenziamento. A uno hanno dato addirittura 80 milioni di lire, ma la mia era una scelta politica. Uscivo dalla Fiat, ma non dalla lotta. Come ricordo, mi faccio una foto con l'autoscatto, mentre apro la tuta e sotto c'è il ritratto di Marx. E alla sera vado da Marco Revelli a battere a macchina la lettera di licenziamento. Scelgo questo giorno, politicamente significativo, per comunicarvi che ritorno in possesso della mia libertà. Distinti saluti. Sono di nuovo davanti a Mirafiori. Sono passati tanti anni e non c'è più la FLN. I sindacati sono di nuovo divisi. Molte delle conquiste ottenute con anni di lotte e sacrifici sono messe in discussione e le condizioni dei lavoratori sono peggiorate. Noi abbiamo tenuto i motorini, i materiali pesanti, a caricare i sedili 200, 380 e sali e scendi dalle vetture e lavora in ginocchio sulle lamiere, bastardi! Mi hanno rovinato le gambe, vieni duro le che mani, per noi, brava. Sono diventata la nullità per colpa loro, adesso non servo più, non lo merito! Democratico, le norme che riguarda la libertà nei luoghi di lavoro. È sceso di nuovo il silenzio davanti a questa grande fabbrica. Delle promesse verbali di Marchione di investimenti e occupazione in questa fabbrica non si è visto nulla. Molti reparti sono chiusi o ci sono altre attività. I pochi operai rimasti sono in cassa integrazione. 75 anni dopo l'inaugurazione di Mirafiori, la Fiat non è più Fiat ma FCA e non è più in Italia. Il futuro di questa grande fabbrica è più che mai incerto. Questa fabbrica è stata un luogo di sfruttamento e alienazione, ma è anche stata un luogo di aggregazione e socialità. Qui dentro sono nati amori, amicizie durate nel tempo. Molti, come Loli, ci hanno passato una vita. Qualcuno qui dentro è anche morto. Ho conosciuto persone eccezionali che non dimenticherò. Di molti conoscevo solo il nome, di altri il cognome. Con tutti gli altri ci chiamavamo semplicemente compagni.
con loro ho condiviso gioie ed amarezze, speranze e delusioni, rincorrendo il sogno di poter un giorno cambiare la fabbrica e la società. Batteva forte il cuore, nel cuore della mia città. La nostra primavera era un canto alla libertà. La libertà di far volare i sogni e del nostro futuro. Oltre il tramonto rosso di un cielo ancora puro. Torino prussiana e nera, Torino borghese arcana. Torino che ha macchiato di rosso la sua bianca sottana. Torino che grida forte al cielo, sceso tra le sue mura, di accendere una stella dentro ogni sua paura. Torino operaia e fiera, Torino partigiana. Torino che brucia i bordelli della festa cortigiana. Torino che danza attorno ai fuochi accesi tra le sue mura, per riconquistare il giorno dopo la notte lunga e scura. E il vento disegnava un mare di bandiere, e le onde delle strade erano facce vere, le facce antiche e nuove di chi non sa guardare, ha le scarpe rotte, ma sa che deve andare. Non vi canto la fine dell'ultima guerra mondiale, ma di un tempo più vicino, di un tempo più normale, di un giorno preso in pugno da gente che ha il destino di vincere la notte e perdere al mattino. Eppure quella notte la voglio raccontare, eppure quella notte la voglio ricordare, a chi ha creduto e crede che cancellare la memoria sia giusto, sia moderno, sia il corso della storia. Cazzati che cantano la voglia di cambiare il mondo. E la piazza era un vulcano di canto popolare, di un canto straripante, tremendo e naturale, danzato al ritmo allegro dei balli del passato, di un ballo ormai lontano.